Si sconsiglia l'uso della bicicletta per andare a scuola. La circolare, a firma del dirigente scolastico Lorenzo Pirazzi, è stata consegnata ai genitori degli alunni delle scuole medie Leonardo da Vinci di Figline ed ha sollevato alcune perplessità, soprattutto da parte di coloro che prediligono le due ruote per spostarsi. Siamo fortemente sconcertati da questa circolare che è stata consegnata alla scuola media di Figline, si legge nel gruppo Facebook di FIAB Valdarno in Bici. Di sicuro le strade del paese e del Valdarno in generale non brillano per sicurezza, ma sconsigliare di utilizzare un mezzo di mobilità dolce va contro ogni logica. Sono molti gli studi che dimostrano che i rischi diminuiscono all'aumentare del numero di persone che si muovono in bici e a piedi in alternativa alle auto, quindi riteniamo che prima di sconsigliare l'utilizzo della bici sarebbe opportuno richiedere alle amministrazioni alcuni piccoli interventi di moderazione del traffico veicolare. A questo punto chiederemo al più presto un incontro con il dirigente scolastico e con l'amministrazione comunale, termina FIAB Valdarno in Bici, perché non accettiamo una soluzione insensata come questa. Ma il dirigente scolastico Lorenzo Pirazzi, da noi raggiunto telefonicamente, fornisce la sua versione dei fatti. Innanzitutto la circolare è circoscritta alla scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. La circolare è stata condivisa con gli insegnanti del plesso, poiché io sono dirigente scolastico dal 1 settembre 2016, mi è stato segnalato che in passato ci sono stati anche episodi di incidenti gravi che hanno coinvolto dei ragazzi e anche in questa prima fase dell'anno gli insegnanti mi hanno segnalato un uso improprio del mezzo della bicicletta all'uscita da scuola. Chiaramente una circolare che disincentiva l'uso della bicicletta ha una sua apparente incongruenza, poiché giustamente io devo incentivare l'uscita a piedi, in bicicletta e disincentivare l'uso delle auto. Questa è la prima fase, circolare tampone, per segnalare a famiglie, docenti e studenti un uso improprio. È già partita una seconda fase in questo momento, che comunque faceva parte del progetto, che è quello dell'intervento della polizia locale, municipale, in classe per insegnare ai ragazzi un corretto uso della bicicletta all'uscita da scuola. A quel punto lì è previsto da parte del nostro istituto di far capire ai ragazzi il corretto uso, farlo capire anche alle famiglie e vedere se riusciamo a regolamentare, soprattutto nella fase concitata dell'uscita, l'uso della bicicletta e in maniera consapevole.